A pochi giorni dalla rielezione del sindaco di centrodestra al comune di Montesilvano Ottavio De Martini si scontrano nel PD ad accendere la querella, la lettera di dimissioni di Andrea Diodoro da componente del direttivo del circolo cittadino del PD e l'autosospensione del segretario cittadino Daniele Scorrano che hanno attaccato la dirigenza provinciale e regionale del partito e Scorrano ha tenuto oggi una conferenza stampa. La conferenza stampa perché l'analisi la, fatta dal segretario regionale Daniele Marinelli secondo noi di Montesilvano e del direttivo che comunque da ieri sera è stato commissariato con una nota arrivata sulla chat del PD di Montesilvano e non è quella che riteniamo sia corretta e non sia corretta raccontare quanto accaduto in quel modo. In quale modo lei racconta? La versione. Ma noi ci siamo sentiti esautorati del nostro ruolo, perché come segretario e come direttivo, che ci tengo a precisare, formato da ex consiglieri regionali, capogruppo alla regione, ex sindaci, assessori delle passate consigliature, la nostra proposta politica non è stata per niente presa in considerazione e quella che chiamo io, diciamo in un gergo, diciamo probabilmente anche improprio, con la trappola della dialettica politica, possiamo dire. Ci siamo ritrovati un candidato sindaco, Fabrizio D'Addazio, a cui va tutto il nostro ringraziamento, persona seria, sicuramente, ma lontano, lontano, lontano da tutte le vicissitudini del Partito Democratico, della, della, della continua crescita, diciamo, di questo Partito Democratico e quindi lontano da tutte le vicende politiche è stato commissariato dunque? Sì, ieri sera è arrivato ufficialmente dopo la mia autosospensione perché da quando ci siamo visti esautorati del nostro ruolo io ho preferito eh, mettermi un po' da parte e vedere cosa erano capaci gli altri. Insomma voi vi siete sentiti un po' non coinvolti nella scelta del candidato? Purtroppo questo è accaduto. Noi abbiamo provato a intavolare un rapporto con i livelli superiori del nostro partito, ma quello che io definisco in modo forse anche un po' improprio la trappola della dialettica politica. Ci cioè hanno fatto credere che il candidato non doveva essere un uomo di partito, un uomo politico, non doveva far parte forse di questa consigliatura. Cosa che invece poi la coalizione di centrosinistra noi non abbiamo trovato testimonianze di questi paletti. Intanto è prevista una riunione con i vertici del PD.